Léonie Moncam, sono camerounese, ho 44 anni, vivo in Italia da 12 anni, sono sposata e ho una figlia. Sono partita dal Camerun nel febbraio 2002, ero studente e avevo finito di studiare legge e all'università di Douala. Sono partita dal Camerun perché non trovavo lavoro. Trovavo qualche mese, un mese così, due mesi, ma un lavoro stabile non si trovava. La situazione è come avevo lasciato lo stesso presidente da 1986, che è lì, 27, quasi 30 qualcosa di anni, è sempre lui al potere. E che la raccomandazione non puoi andare avanti. E questo è il problema in Camerun, che devi conoscere qualcuno che conosce un'altra per aprirti le porte. Se no, rimani dove sei. Se sei nato povero, rimani lì povero. Non c'è una porta che si apre. Anche se si studi tanto per diventare, devi avere proprio la fortuna di emergere. È difficile emergere da solo, anche se hai tante conoscenze, anche se hai studiato tanto, devi proprio avere la fortuna. Avevo una conoscenza qua in Italia che abitava a Fossano, perché adesso non c'è più, e che mi ha consigliato di venire in Italia perché c'erano lavoro per le persone anziane. E quando sono arrivata in Italia ho iniziato a andare a fare corso di italiano alla Caritas di Fossano, e qualche mese dopo, a giugno, le persone della Caritas mi hanno trovato un lavoro, facevo vita alloggio. Allora ho dovuto lasciare il lavoro per fare corso di OS per diventare operatore sociosanitario. Ho fatto un anno di corso e ho ottenuto la qualifica. Ho iniziato a lavorare nelle case di riposo. Quando usciamo è per venire a trovare il lavoro qua. È per quello lì che partiamo del Camerun. Io, essendo uscita, per me devo lavorare, perché se non ho lavoro, allora ho immigrato per niente. Devo sempre lavorare per affermarmi. Si dice così, no? Per essere una persona affermata. Sì, devo avere un lavoro per poter crescere, per essere una persona piena, non so. Sì, così. Per me emigrare è andare, trovare un lavoro, trovare una casa. Sì, essere accettata anche, sì.